Abbiamo vissuto una sorta di depressione perché ci rendiamo assolutamente conto che lavoriamo in un settore dove ci sono cose più importanti, la salute, il lavoro, ci sono tante cose che riteniamo che possano essere dei motivi più che fondati per aver avuto un periodo difficile, però ovviamente per quello che facciamo, per quello che crediamo, riteniamo che l'arte e la cultura siano delle caratteristiche imprescindibili per lo sviluppo di una società e per la crescita di un territorio e anche e soprattutto per la crescita e la formazione dei giovani, che è un po' il nostro target principale. Quindi noi continuiamo a sostenere che in qualsiasi paese in cui si pensi che ci debba essere una crescita e uno sviluppo, arte, cultura e tutto quello che è il comparto culturale devono essere una delle priorità. Oggi siamo molto contenti di aprire l'artiglieria nel 2022 con la mostra Talents, la mostra dei migliori artisti, gli artisti selezionati delle precedenti edizioni 2020 e 2021, quindi due edizioni che sono state purtroppo caratterizzate dagli effetti della pandemia, ma oggi è anche l'opportunità per raccontare un po' il nuovo corso di Paratissima, quindi diventiamo un hub culturale, un network di progetti e attività e quindi il Consiglio d'amministrazione di Paratissima ha deciso di individuare un board curatoriale, quindi oggi presentiamo i 3 membri del board curatoriale e cominciamo a presentare tutte le attività che caratterizzeranno questo anno, il 2022, è un anno che ci auguriamo sia intenso di progetti e opportunità. Abbiamo adesso la mostra di Talents che sarà aperta fino al mese di aprile, tutto il mese di aprile, ad accesso libero e gratuito. Dopodiché ci sarà Liquida, il festival di fotografia nel mese di maggio e poi dal mese di giugno sicuramente ci saranno tantissime novità, anche perché gli spazi si amplieranno. Gli spazi a disposizione delle attività espositive, ma anche gli spazi che noi usiamo per gli appuntamenti live col Bauhaus. E poi stiamo cominciando, oggi presenteremo il direttore artistico di Paratissima 2022, che sarà un'edizione sicuramente unica per tutta una serie di motivi, sia come organizzazione sia come sviluppo sugli spazi del complesso della Cavallerizza.